dite quello che volete, ma gli shooter su binari in VR sono una favola. Negli anni ne abbiamo visti moltissimi, alcuni interessanti, alcuni diciamo un po' meno, ma comunque quasi tutti adatti per passare un pomeriggio in spensieratezza tra eventi scriptati e momenti spettacolari. Transformers Beyond Reality, uscito qualche mese fa sul primo PlayStation VR e in arrivo in questi giorni su PlayStation VR 2 in una versione migliorata, è esattamente quello che ci si aspetta dal genere, ma qualcosa purtroppo non ha funzionato. In Transformers Beyond Reality dovremo prendere parte al solito scontro tra Autobots e Decepticons, nei panni di un essere umano munito di esoscheletro che dovrà aiutare i nostri beniamini nella lotta contro il male. Niente di entusiasmante sul fronte della scrittura, il titolo di Metaphor è, lato racconto, puro fanservice, atto solo a farci menare le mani contro orde sempre più agguerrite di nemici. Il design è semplice, il vostro alter ego si muoverà in autonomia verso la fine del livello, 6 in totale della durata di circa 15 minuti l'uno, e il nostro obiettivo sarà semplicemente quello di distruggere tutto quello che si muove, accumulando power-up e potenziamenti vari sparsi per le aree. C'è un po' tutto quello che abbiamo visto nel genere, caricatori maggiorati, aumento della vita, potenziamenti dell'attacco base. Sono tutte statistiche che inoltre è possibile potenziare dal hub principale per arrivare preparati ai livelli più avanzati che, anche a difficoltà media, vi daranno un gran filo da torcere. Qui arrivano già i primi problemi di questo titolo VR a tema Transformers, il bilanciamento. Partiamo da un presupposto: prima di uscire per una missione potremo scegliere tra tre classi disponibili, il tank, il DPS e una sorta di build agility che rispedisce i colpi al mittente con una spada. Il problema è che il design generale è chiaramente settato sulla build DPS, poiché se non butteremo giù i nemici nel minor tempo possibile, limitandoci magari a schivare o a giocare di difesa, lo schermo si riempirà di Decepticons, prosciugandoci in una manciata di secondi la barra della vita. Nonostante questo, anche con la build migliore per affrontare il gioco, sarà molto facile arrivare al game over, poiché l'idea è quella di guadagnare esperienza, anche morendo, per potenziare il nostro personaggio e poter quindi sconfiggere nemici e boss quasi impossibili da battere senza aver tirato su le nostre statistiche. È chiaramente un trucchetto che nasce per aumentare una longevità che avrebbe faticato a sfiorare l'ora piena, che per un gioco che costa circa 25 euro, diciamo che non è proprio un granché. A migliorare la questione durata ci pensa poi una modalità arcade che vi permette di affrontare orde infinite dentro una manciata di livelli, con il solo scopo di raggiungere il maggior punteggio possibile. Poca roba, ma sicuramente meglio di niente. Il dramma più importante di Transformers Beyond Reality non è né la durata né il suo design grezzo e inelegante. Il problema più grosso è che in un gioco del genere quello che cerchiamo è lo spettacolo, l'immersività, quelle emozioni che nascono dal vivere una sorta di film in prima persona. Ebbene, nonostante il blocking dei comprimari e qualche momento scriptato funzioni non dignitosamente, questo Transformers VR fallisce proprio in uno dei suoi elementi più importanti, il comparto tecnico. Il titolo di Metaphor sembra un gioco per il primo PlayStation VR e nemmeno uno di quelli tecnicamente più avanzati. Nonostante una direzione artistica sufficiente, la risoluzione restituita da Transformers Beyond Reality tocca a malapena quella a cui ci aveva abituato il primo visore di Sony, rendendo l'esperienza non solo mediocre sul fronte ludico, ma anche sciatta e anacronistica dal punto di vista visivo. È un peccato, perché un gioco VR sui Transformers che mostrasse i muscoli di PlayStation VR 2 mi sarebbe piaciuto, anche con i problemi che ha il titolo in esame, e mi avrebbe fatto passare quel famoso pomeriggio di spensieratezza tra un'esplosione e l'altra. E invece, ahimè, non è così, e il titolo di Metaphor è semplicemente l'ennesimo prodotto senza infamia e senza lode che arriva dritto dritto dalla generazione scorsa. Transformers Beyond Reality è un gioco a malapena sufficiente, che poteva serenamente superare il 6 pieno se solo in quel di Metaphor si fossero sforzati di adattare il comparto tecnico al nuovo visore di Sony, oltre che a dare una bilanciatina generale al design. Così com'è, il titolo è consigliato soltanto quindi ai grandi fan dei rail shooter e del franchise in generale dei Transformers, che potrebbero trovare un prodotto in fin dei conti piacevole, anche se oggettivamente dimenticato.